Signore e signori, a tutti la più cordiale buona serata, vi parla Simone Gagliardi dal Palasamina di San Lazzaro, turno infrasettimanale del girone C del campionato di Serie B, in cui la Tramec 100 è capolista in solitaria. La Tramec affronta ancora una volta in casa, la seconda consecutiva, la formazione di Porto Sant'Elpidio. È una partita un po' particolare perché è in testa coda di fronte alla prima della classe, la Tramec, contro l'ultima della classe, forse la delusione del campionato, Porto Sant'Elpidio, squadra in grado fin qui di vincere soltanto due partite, una squadra in palese difficoltà che già ha cambiato tre allenatori. Il tutto è un dire, il campionato in grave salita per la formazione marchigiana, che comunque cercherà fino alla fine di salvare la faccia e magari di evitare la caduta in Serie C. Al mio fianco Michele Ferioli. Buonasera Michele. Buonasera Simone, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, questo è il classico testa coda, perché la Tramec è in testa da sola dopo la sconfitta della scorsa giornata di Fabriano in quel di Cesena. Solo tre sconfitte in tutto il campionato, mentre diametralmente opposta la situazione di Porto Sant'Elpidio, che ha vinto solo due partite su 18. Classico testa coda, il risultato sembra scontato, però tutte le partite sono da giocare. Infatti tutte le partite sono da scontare, la Tramec che reduce da una bella partita, una bella vittoria contro Faenza. Partita giocata veramente bene dai biancorossi, che hanno ipotecato il successo con un primo parziale coi fiocchi, con una grande difesa, con una grande intensità, quello che chiede l'allenatore Meccacci e che chiederà anche questa sera per evitare distrazioni. È proprio l'attenzione che vorrebbe l'allenatore per evitare spiacevoli inconvenienti, evitare di scivolare sulla classica buccia di banana, perché sulla carta qui non c'è storia questa sera. Mancano due secondi al fischio di inizio, ma prima ci sarà, come in tutti i parquet italiani, compresi i settori giovanili, un minuto di raccoglimento per ricordare un grande, un grandissimo personaggio che ha scritto pagine di storia della pallacanestro non italiana ma mondiale. Si ricorda niente meno che Kobe Bryant, scomparso domenica in un tragico incidente a Los Angeles, precipitato con il suo elicottero. C'è poco da dire, c'è da restare in silenzio, da osservare questo minuto di raccoglimento. Poi Michele vi racconterà perché Kobe Bryant era un po' anche italiano. Mi unisco al silenzio in onore del basket, in onore di Kobe Bryant. Un campione che ha rappresentato la pallacanestro, una vera icona dagli anni 90, gli inizio degli anni 2000, fino a che non si è ritirato qualche anno fa. Kobe Bryant, veramente un grande. Parte del cuore di Kobe era italiana, cresciuto nelle giovanili italiane, quando ha seguito chiaramente il papà che giocava in Serie A. Ha giocato, mi pare di ricordare, a Rieti, Reggio Calabria, Reggio Emilia, magari mi sono dimenticato Pistoia. Pistoia, infatti. E Kobe ovviamente è nato qui a livello cestistico, ha svolto le giovanili nei vari settori giovanili italiani. Insomma, un pezzo del cuore era italiano, parlava italiano ovviamente benissimo, perché fino a 14 anni ha vissuto in Italia, pertanto andava a scuola regolarmente. Intanto primo canestro della partita per la formazione di Sant'Elpidio di Malagoli.
Michele, vuoi raccontarci qualche aneddoto? Sì, il piccolo aneddoto che riguarda Kobe è che tutti ovviamente sanno che lui ha vissuto in Italia tra i 6 e i 13 anni, perché era appunto qua al seguito del papà che ha giocato nelle quattro città che tu hai citato prima. Un aneddoto che lo lega a Centa è che Kobe ha giocato anche nel nostro palazzetto. Io me lo ricordo perché c'era una partita di un torneo per il 77 come anno di nascita e Kobe era del 78, era un anno sotto età. C'era una partita tra la Cecina di Massimo Bulleri, il fratello di Simone Bulleri che ha giocato tanti anni a Cento, contro Reggio Emilia, e c'era questo ragazzino di colore già discretamente bravo, un anno più piccolo degli altri, che ha giocato proprio anche nel nostro palazzetto a Cento. Ed è veramente una perdita immane per lo sport e non solo, quella che ha colpito tutta la comunità del basket e dello sport domenica sera. Ci uniamo al dolore di tutti gli amanti della pallacanestro, che non possono che ricordare con estremo affetto un grande, grandissimo campione. Iniziata la partita già da 1 minuto e 10 secondi, 2 pari il punteggio. In attacco la formazione di Porto Sant'Elpidio, bisogna restare concentrati perché questa è la classica partita in cui non c'è niente da guadagnare ma solo da perdere. Ora c'è una palla contesa, capitano Rossi e Bastone sono contesi la palla in mezzo all'area. Sono arrivati, mi sembra, anche 5 tifosi da Porto Sant'Elpidio. Poco pubblico questa sera al Palazzo. Sono 150 persone, forse sì. Facciamo numero par, diciamo circa 200 unità presenti al Palasavena. Ramek in attacco con l'assist bellissimo da parte di Leonzio per Rossi, che depone a canestro. 4-2. Encomiabili 4 tifosi di Porto Sant'Elpidio, veramente tanta passione. Hanno srotolato uno striscione. Encomiabili, da applausi. Sì, perché è infrasettimanale seguire una squadra facendo almeno 2 ore e mezza di macchine più o meno di mercoledì sera per assistere presumibilmente a una sconfitta. A un capotto, a un massacro. Vuol dire passione, e noi siamo così partecipi della passione di questi ragazzi, anche se ovviamente non tifano la nostra squadra, però bisogna fare davvero un encomio a questi 4 ragazzi. Borsato si catapulta nella parte opposta, c'è un tiraccio da 3 punti errato di Bastone, il rimbalzo catturato dalla Tramec che è già in attacco con Ennio Leonzio, che va a prendersi il blocco di Ranuzzi, passaggio consegnato per Moreno, arresto di tiro da 5 metri, l'errore di Moreno, il rimbalzo catturato da Porto Sant'Elpidio. Siamo già dalla parte opposta con Malagoli, c'è il fallo commesso su Malagoli da Alex Ranuzzi. Ranuzzi reduce da una prestazione super domenica contro Faenza, una doppia doppia con 20 punti e 11 rimbalzi, oltre a 2 palle recuperate e 2 assist, alla faccia del tabellino e dei numeri di un giocatore che è sempre utile. Malagoli al tiro, altri 2 punti per Porto Sant'Elpidio, 4 pari il punteggio. Ranuzzi, anche oggi non abbiamo detto che la Tramec è orfana di Fallucca, che ahimè salterà anche la partita. Già sicuro? Siamo sicuri. Sicuri che mancherà anche a Chieti? Al 90% mi hanno detto che non sarà schierato a Chieti, non verrà rischiato. Anche perché la Tramec a Chieti dovrebbe avere una rotazione in più. Dico dovrebbe, anche se tutto fatto, perché domani firmerà Marco Bedin, classe 1999, under, proveniente da Olginate, con cui disputerà questa sera l'ultima partita. Da domani sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà alla Tramec di Mecacci. Primo vantaggio intanto per Porto Sant'Elpidio. Con il canestro di Costa. 6-4 per chi difende. Moreno, 1 contro 1 di Moreno. Morici, fuori da Ranuzzi, va sul fondo Ranuzzi, si scarica dalla parte opposta, 2 ribaltamenti, il tiro da libero e l'errore commesso. Questa bellissima azione, perché ci sono stati 2 extra pass, ha sbagliato la tripla Leonzi, ma è stato un tiro costruito benissimo. Infatti poi c'è stato il rimbalzo d'attacco di Morici, che ha impattato 6 pari tra le 2 squadre.
la continua ricerca del giocatore più libero, una delle caratteristiche della Trame, che a volte si arriva anche ad effettuare un passaggio di troppo non tirando da liberi. Intanto c'è un bel canestro di Malagoli che si prende anche il fallo, quindi andrà un'unità con l'addizionale. Dicevo, una delle caratteristiche quella di cercare sempre l'uomo libero, tanti passaggi e tanti ribaltamenti, una intesa che è progredita di giornata in giornata per la squadra di coach Mecacci. La Trame gioca bene, quando gioca bene c'è poco da dire. Non so se riusciremo a giocare con questo ritmo, con questa partecipazione corale fino alla fine della stagione, però comunque essere a questo punto primi in classifica da soli, e io non ci avrei scommesso alla vigilia, no, nessuno, una penso, tutta perché nuova. No, tutta nuova, coach nuovo, ma più che altro è anche il livello del girone che è veramente alto, mediamente alto. Avere avuto solo 3 sconfitte finora vuol dire aver lavorato tantissimo dal punto di vista dell'amalgama, della chimica. Poi ci sono ovviamente cose da limare, perché ricordiamo che l'obiettivo della Trame è quello della promozione, però ha avuto una continuità di rendimento veramente veramente notevole. È una squadra, la Trame, che porta di settimana in settimana 4-5 uomini in doppia cifra, che vuol dire avere tanti protagonisti che possono scrivere il loro nome a referto, segnare tanti punti, e non per niente la Trame che è il miglior attacco del campionato. E la Trame gioca bene. Intanto Mecacci ha già chiamato time out perché non gli è piaciuto questo inizio. Sì, diciamo che dopo 5 minuti 8 pari contro il fanalino di coda del girone, magari il coach vuole evitare dei cali di concentrazione, però a volte anche inconsciamente, per quanto lo si dica in fase di preparazione nello spogliatoio prima della partita, però alla fine in un angolo del cervello dei giocatori lo sai che c'è una differenza evidente tra le due squadre, però poi dopo giustamente il coach vuole che venga messa sul campo, anche perché ricordiamo che domenica si torna a giocare subito e si va in trasferta a Chieti contro la squadra che doveva essere una delle corazzate del girone, invece adesso arranca più o meno a metà classifica in zona playoff, ma sicuramente penso che si possa dire che Chieti è la delusione del campionato, almeno fino adesso al 29 gennaio. La grande favorita per la vittoria finale, ma per arrivare prima, al massimo seconda nel girone, adesso come adesso mi viene da dire che può essere una mina vagante nei playoff per il brutto campionato che sta disputando. Squadra rifatta in corso d'opera, perché c'ha un paio di giocatori in più, tra cui Pedersini, che per me è un ottimo signor giocatore per la B, certo. C'ha un paio di giocatori in meno perché non c'ha più Simoncelli, che però c'ha, è stato rimpiazzato da Stanic, che è un altro super giocatore per la Serie B, e non c'ha più Adama Ba, che è stato rimpiazzato da un under il cui nome mi sfugge in questo momento, però da un giocatore che ha già militato in categoria. Quindi squadra completamente nuova, con un tecnico nuovo, un vecchio lupo come Sorgentone, che già ha allenato in categoria soprattutto al sud, soprattutto tante squadre di Serie, esatto, B al sud, Sant'Antimo, e qualche cos'altro anche a Napoli, direi. E per cui insomma è una partita difficile, una partita contro una squadra che deve ritrovare se stessa, una squadra che comunque, ma infatti ragionando tra me e me, guardavo il calendario, febbraio è un mese dove ci sono 3 scontri diretti: Chieti, Cesena e Fabriano, che potrebbe dire molto per ovviamente il piazzamento finale della Tramec. Quasi quasi è la partita che mi sembra più delicata, per un motivo molto semplice, perché se tu perdi a Chieti dopo Fabriano ti raggiunge e dopo giocheresti gli altri scontri diretti con, non dico con le spalle al muro, però sapendo che sì, perdendo le altre ti raggiungono, ti sopravanzano, mentre vincendo a Chieti tu avresti sempre quella partita di bonus, che poi con Fabriano è una partita e mezzo perché si è vinto a Fabriano. Quindi la partita di domenica prossima secondo me potrà dire molto del finale di campionato della Trame. È tutto giustissimo quello che dici, anche se io ricordo che tutto poi verrà azzerato, azzerato, certo, perché si decide tutto ai playoff. Conta e conta parecchio, la griglia di partenza. Sì, sì, però sappiamo tutti che conta dall'ultima settimana di aprile alla prima di giugno, conta quei 40-45 giorni lì. Aveva perso una palla Moreno,
scippata da Borsato, 10 pari il punteggio. Ora c'è un tiro da tre punti sbagliato da parte di Morici, Costa in palleggio, la trame che ancora non scappa, 10-10, arresta il tiro di Costa dai 4 metri, il pallone entra e esce, tocca per ultimo il numero 77, Bastone. Bastone. Sì, protesta con gli arbitri, ma anche secondo me, anche se siamo molto lontani, però mi sembrava che fosse proprio stato lui l'ultimo tocco. Protesta, ma gli arbitri rimangono della loro idea. 10 pari quando mancano poco meno di 4 minuti. Pressing a tutto campo, è uscito Moreno, è entrato Vitale alla prova. No, Moreno c'è ancora, è uscito Leonzi. Sì, porta palla Vitale, è uscito Leonzi. Morici, Rossi, sfidato al tiro, lo cede a Morici, sotto per Rossi, pallone che viene deviato da Bastone, rimessa in gioco con 4 secondi per tirare. Tramek che ancora non decolla, 10 pari giocati, 7 minuti scarsi in questa prima frazione di gioco. Moreno, Vitale, bisogna tirare. Vitale sbaglia, rimbalzo d'attacco di Capitan Rossi, semigancio errato di Rossi. E siamo già dalla parte opposta con Costa, Borsato, Malagoli, il pallone sotto, canestro e fallo. È un altro potenziale gioco da tre punti per Porto San Elpidio con Lusvarghi, giocatore in maglia numero 16, è andato a realizzare con la mano sinistra, è stato sanzionato anche un fallo ai giocatori della Tramec, quindi Lusvarghi in lunetta per un addizionale che potrebbe dare il massimo vantaggio. Per ora 10-12 in vantaggio Porto San Elpidio. Mentre va in panchina il capitano e rientra Alex Ranuzzi. Lusvarghi segna anche l'addizionale, siamo 10-13. Giocati 7 minuti, pressing a tutto campo ancora della formazione marchigiana. Ranuzzi. Ranuzzi a Morici. Va dentro Morici, chiama palla sotto, non riceve Moreno. Servitore. Dall'assist battuto di Paesano. Molto ben fatto ed eseguito questo passaggio battuto dal lungo della trame, che due punti appoggiati al tabellone per il play italo-cubano. Borsato, che l'anno scorso venne a provare a 100 tra l'altro in Serie A. Malagoli in avvicinamento su Paesano che spinge. Trame che è in bonus, quindi andrà in lunetta Malagoli, perché Trame che ha già commesso 4 falli mentre Porto San Elpidio solo uno. Lunetta Riccardo Malagoli lungo Scuola Virtus Bologna, che poi ha girato in lungo e in largo l'Italia, soprattutto in Serie B, lungo dalla mano Ducata. Vediamo adesso in lunetta. Non c'è stata la stessa intensità dell'inizio di domenica scorsa, però sai, anche l'avversario è diverso. Faenza è comunque una buona squadra, anche se in classifica è messa benino ma non benissimo. E comunque il richiamo di Faenza, i giocatori di Faenza sono superiori rispetto ai giocatori di Porto Sant'Elpidio, che però ce la stanno mettendo tutta, e infatti sono lì, sono avanti di 2. Malagoli segna tutti e 2 i liberi. All'andata Porto Sant'Elpidio ha retto 20 minuti, poi la Tramec ha preso il largo portando a casa la partita senza grossi problemi. Era un mercoledì sera anche allora. Vitale dietro la schiena per Paesano, va dentro Paesano, arresto e tiro molto difficile, l'errore di Paesano, il ribalto di Lusvarghi, l'apertura per Costa, uno contro uno di Costa, va a sbagliare, c'è il tiro, l'errore da parte di Bastone. La trame può andare in contropiede a campo aperto, Vitale non tira, si prende il fondo, fuori a Moreno, sfilato al tiro, Moreno segna da 3. E impatta a quota 15 quando manca 1,50, 15 pari tra trame che Porto San Elpidio. Vediamo il finale di questo primo parziale, se i biancorossi riusciranno a rimettere il naso avanti e a fare un piccolo break, per ora no, Bastoni va a segnare in semigancio. Vitale
Rischiamo di perdere un'altra palla. Sta pensando molto bene la formazione marchigiana, senza nulla da perdere, vuole giocarsela apertamente. Secondo me la rimessa era loro, perché secondo me l'ultimo tocco era di Morici. Siamo lontani, le proteste dei giocatori marchigiani ci sono, quindi può anche essere. Richiamo intanto per coach Meccacci, che viene richiamato dagli arbitri. Rimessa dal fondo per la Trame con 14 secondi sul cronometro dei 24 dell'attacco, 1:26 al termine del primo quarto. Ranuzzi, la Ranuzzi vitale. Pallone sotto per Paesano, in avvicinamento, passi, trazione di passi di Paesano. Ha voluto forzare la soluzione sulla linea di fondo e gli arbitri hanno sanzionato l'infrazione di passi, quindi palla persa per la Trame, che nuovamente possibilità per allungare per Porto San Elpidio. Borsato, giocatore con più esperienza tra i marchigiani, il pallone sotto, l'errore, il rimbalzo conteso con Morici che fugge via, 3 contro 1, fa tutto da solo Morici, va a sbagliare un canestro fatto, rimbalzo in attacco di Ranuzzi che sbaglia, si riprende il rimbalzo, serve Moreno che tira da 3, sbaglia Moreno, qui si trascina il pallone fuori, bastone direi, pertanto rimessa in gioco, anzi Malagoli, rimessa in gioco per la Tramec. 2 errori da sottomisura della Tramec. Quando mancano 50 secondi e 3 decimi si va a comandare in panchina Ian Moreno ed entra di nuovo sul terreno di gioco Ennio Leonzio. Sai, anche una partenza così ci può stare, ci vuole resistenza, ci vuole capacità mentale di essere lì sul pezzo subito dopo aver giocato una partita, perché ha giocato 48 ore fa la Trame, che guarda che adesso che è riuscito a perdere palla. Sì, come dicevo prima, queste sono ovviamente cali di tensione palesi che in una partita come questa, nel classico testa coda, ci possono stare, cioè possono succedere, non dico che ci possano stare, no, possono, però ma non devono succedere, esatto, però soprattutto esserci. Lavorando ovviamente in prospettiva, perché ovviamente ricordiamoci sempre quali sono gli obiettivi della Trame, quindi finché dei passaggi a vuoto ce le hai con squadre di questo livello puoi non pagare dazio. Quando farà più caldo è tutto da vedere. Rimbalzo lungo di Porto San Elpidio con Borsato, arresto e tiro, sbaglia, rimbalzo in attacco, errore di Porto San Elpidio. Ci sono 17 secondi per andare al tiro, Leonzio da 3 punti senza tutta la panchina a urlare un tiro e Leonzio tira quando mancano 12 secondi al termine del quarto, quindi nuova possibilità per Porto San Elpidio che va a segnare. 19-15 per Porto San Elpidio al termine dei primi 10 minuti. È stato proprio il primo quarto che Meccacci non voleva disputare. Trame sotto, ci risentiamo tra poco.
Riprendiamo la linea dal Palasavena, Porto San Elpidio avanti di 4, 19 a 15 sulla Tramec 100. Primo quarto da dimenticare, Michele, quello che è successo, quello che non si voleva, quello che non si sperava, non c'è tensione, 19 punti subiti da Porto Sant'Elpidio in un quarto, gridano vendetta. Sì, direi di sì, anche perché tre giorni fa qua hai tenuto a 55 punti, mi sembra un attacco di tutt'altro livello come quello di Faenza, che ne segnava 75 abbondanti di media, quindi subirne 19 in un quarto da Porto Sant'Elpidio sono tantini. Mi aspetto una grande reazione, perché la Tramec è comunque squadra di carattere, con giocatori di personalità. Ranuzzi, servito da Leonzio, va uno contro uno Ranuzzi, sbaglia ma prende il pallo, sfortunato Alex nella circostanza, andrà in lunetta con due liberi. Sì, poteva essere un gioco da tre punti, invece la palla ha carambolato sul ferro, poi è uscita, quindi ci saranno due liberi per l'ala biancorossa in maglia numero 11, mentre rientra Ian Moreno ed esce Nicolas Morici. Per adesso la rotazione di coach Meccazzi a 7 uomini, vediamo se entrerà anche Nicolò Venturoli, che ha trovato spazio nelle ultime partite, stante anche l'assenza perdurante di Matteo Fallucca. Indisponibile Fallucca, che salterà anche la trasferta di Chieti. A segno il primo libero di Alex Ranuzzi. Fa 2 su 2 Ranuzzi. 17 a 19. Comanda ancora Porto Sant'Elpidio. In attacco con Borsato, da Borsata bastone. Malagoli non riesce a servire sotto. Malagoli, pallone in contropiede con Moreno, che va da solo a segnare. Alza il ritmo della partita la Tramec. Più che altro è stato bravo Paesano con una deflection a permettere il recupero ai suoi compagni di squadra, e poi Moreno si è involato in contropiede per impattare sul 19 pari. Bastone fuori a Malagoli, una finta su Paesano. Borsato, da 8 metri Borsato, sfortunato, il pallone esce, il balzo di Moreno che vola dalla parte opposta, l'assist di Moreno per Ranuzzi. Ecco, due azioni di grande basket. Certo, ma la Tramec è questa di questo primo minuto e 5 secondi piuttosto che dei 10 precedenti, perché ovviamente le qualità fisiche, tecniche, atletiche dei giocatori della Tramec sono indubbie, e appena hanno allacciato un po' le scarpe in difesa, stretto due bulloni, infatti, hanno impedito proprio a Porto Sant'Elpidio di segnare, e in un amen hanno prodotto un parziale di 6-0 che ha portato la Tramec dal 15-19 al 21-19. Volevo arrivare proprio lì, è bastato stringere due viti nel meccanismo difensivo, complicare un pochino più la vita ai giocatori marchigiani, sporcare i passaggi, evitare ricezioni facili, e sono arrivati due contropiedi facili, poi facili fino a un certo punto, perché sono maturati con dei bellissimi passaggi. Sì, parte come al solito sempre tutto dalla difesa, tutte le grandi squadre hanno come loro marchio di fabbrica la difesa. La Tramec non è la migliore difesa del campionato come media di punti subiti, però sicuramente quando la squadra di coach Meccazzi difende sul serio è, se non la migliore difesa, poco ci manca. Borsato, Luzvarghi, Malagoli, serve sotto Luzvarghi, ma c'è il fallo di Moreno che si accusa prontamente del fallo. Sì, c'era stato un cambio, era finito contro il lungo in maglia numero 16 di Porto Sant'Elpidio e ha speso un fallo, vediamo se Luzvarghi in lunetta si guadagnerà il punto 20-21 per impattare per la sua squadra. 8 minuti e 40 secondi alla fine del secondo parziale, Luzvarghi segna il primo tiro libero. Sbaglia il secondo, rimbalzo di Paesano. Moreno chiama palla Ranuzzi, non lo vede,
non lo serve più che altro Moreno, che potrebbe tirare da tre. Passata zona, Porto Sant'Elpidio adesso, sfidato Moreno al tiro, preferisce andare dentro Moreno e va a segnare in entrata. Un gran canestro, molto difficile, perché era ricordiamo la situazione più difficile, infatti. Sì, perché gli aveva concesso il cuscinetto, l'ha sfidato palesemente al tiro, ma la goli. Poi dopo Moreno ha messo palla per terra, l'ha attaccato, ha superato i tentacoli del giocatore in maglia numero 8 e adesso commette fallo, il secondo consecutivo, Ian Moreno. Tutti e due i falli di squadra della Tramec sono di Ian Moreno in questo avvio di secondo parziale. 23-20 per i biancorossi, che hanno messo il naso avanti. Maragoli, Costa, va dentro Costa, appoggia al vetro ma il pallone non lo preme, non entra nel ferro. Rimbalzo di Paesano per Vitale. Leonzio, uno contro uno, servito sotto Vitale, non guarda canestro Vitale. Lo guarda ora il ferro, sbaglia il tiro da tre punti, rimbalza in attacco di Paesano, ancora Moreno, volle il canestro Moreno, arresta il tiro. Sono due o tre Moreno, partite che è ispirato, esatto, volevo proprio dire così, è molto ispirato anche dal punto di vista offensivo, proprio come realizzazioni, non solo con gli assist. 25-20 per la Trame. Primo parziale biancorossi firmato Moreno, che segna, entra, fa un po' di tutto, portato da tre, sbaglia, rimbalzo catturato in difesa da Paesano, ancora Moreno, Vitale, in cambio col doppio play obbligato alla formazione di Meccazzi, in angolo Leonzio da tre, sbaglia Leonzio, tap out di Paesano per Vitale. Comunque adesso è proprio cambiato il voltaggio della Tramec, molto più intensa, molto più presente sul parquet. Vitale va a sbagliare, questa è la rimessa per i biancorossi perché l'ultimo tocco è di Bastone sul rimbalzo. Cento ha già segnato 10 punti in poco più di 3 minuti, mentre Porto Sant'Elpidio ne ha segnato solo uno. Hanno la faccia diversa i giocatori biancorossi in questo secondo quarto, non potevano essere quelli della prima frazione, un po' molli. Adesso i giocatori di Porto Sant'Elpidio si litigano un pallone a rimbalzo tra due compagni, palla persa, rimessa dal fondo per la Tramec. I giocatori della Tramec, ricordo, hanno grande personalità, lo stanno dimostrando anche questa sera in una partita che poteva sembrare facile facile, invece Porto Sant'Elpidio è partita alla grande. Seconda infrazione di 5 secondi proprio in quell'angolo davanti alla panchina di coach Meccacci, che non è per niente contento. Borsato, Moreno va a rubare la palla, tutto solo in contropiede Moreno, va a segnare ancora. Sta iniziando a mordere parecchio in difesa Ian Moreno. 27-20. Borsato per Costa, cambio di difesa su Costa che tira 5 metri. Bel canestro. Sì, perché era arrivato puntuale l'aiuto di Alessandro Paesano, ma si è arrestato con una colombella, ha segnato il 22esimo punto per Porto Sant'Elpidio. Leonzio, zingarata di Leonzio per Moreno. Ranuzzi, da 4 metri sbaglia Ranuzzi. Costa. Sbaglia anche Costa, rimbalzo dello stesso Ranuzzi. Ritmo molto alto in questo frangente di gara. Vitale. Non ho capito cosa fischiare, francamente. Neanch'io. Secondo me forse l'hanno capito in pochi. Non so se ha avuto un abbaglio, ha scambiato la linea dei tre punti, ma perché mi sembrava abbondantemente in campo Vitale, mi sembrava, poi dopo posso anche sbagliarmi, però no, ha sbagliato veramente, ha sbagliato la riga là. Anche l'arbitro non molto concentrato, perché a me sembrava dentro, ma era abbondantemente, tranquillamente era dentro al campo dentro. Fa niente, e palla persa, la linea dei tre punti, non la linea del fondo. 27-22 sempre. Palla in attacco, quindi classico compensazione.
ridata la palla alla Tramec. Avanti di 5, adesso esce Vitale e rientra Morici. Morici passa la metà campo in palleggio. Leonzio, pallone arriva su Tarossi, non riesce a ribaltarla per Leonzio e c'è il contropiede di Costa che si ferma. Malagoli, quella è una delle sue mattonelle, l'errore di Malagoli da tre punti. Adesso Moreno spinge ancora in contropiede, Moreno vuole il canestro, Moreno e segna e prende il fallo. Canestro più fallo, un canestro veramente difficile perché era andato in allontanamento e poi ha subito il contatto e quasi cadendo per terra ha lanciato la palla verso l'anello, ha segnato e avrà anche un tiro libero aggiuntivo. Tutto di Moreno, il secondo sì, tempo della sta marchiando a ferro e fuoco questo secondo quarto. Assolutamente sì, e sta segnando canestri difficili sfruttando tutta la sua fisicità. 29-22, errore dalla lunetta nell'addizionale per Ian Moreno. Borsato, Malagoli, bastone, Costa sotto per Malagoli, a stento tocca il ferro Malagoli, questo pallone ecco della Tramec. Vediamo anche secondo me era fallo, sì, poi è arrivato un momento in ritardo il fischio dell'arbitro, però Malagoli aveva commesso fallo sul capitano Lele Rossi. Vediamo adesso la Tramec abbastanza in controllo di questa partita, sul più 7 con la palla in mano. C'è stato proprio un cambio di ritmo della formazione biancorossa, guidata soprattutto dagli spunti e dalle palle recuperate, dei punti realizzati dal play italo-cubano Ian Moreno. Più 7 per la Tramec che prova di andare via, prova di scappare. Moreno, tutta un'altra difesa quella dei biancorossi in questo secondo parziale. Rossi, da sotto Rossi va a segnare un altro canestro, appena tre punti segnati da Porto Sant'Elpidio in sei minuti di gioco. Beh, come abbiamo detto in fase di presentazione, le differenze fra le due squadre ci sono e pian pianino col passare dei minuti stanno venendo fuori. Bastone, uno contro uno, un altro errore di Bastone, rimbalzo di Leonzio, fallo su Leonzio e liberi, quindi, perché è già in bonus. Porto Sant'Elpidio ha già commesso quattro falli, quindi Leonzio potrà andare in lunetta ad incrementare, portare in doppia cifra il vantaggio dei centesi. È il momento di mostrare tutta la superiorità, è il momento di andare via, è il momento di ipotecare altri due punti. Sto guardando le statistiche, scusa Simone, Moreno già 15 punti, 15 punti per il play italo-cubano. Sì, ha sbagliato, è 6 su 7 da 2 e 1 su 2 da 3. Prestazione quasi perfetta del play in canotta numero 24 che adesso va in panchina. Giustamente applaudito dal pubblico presente qua questa sera, in questo mercoledì sera di fine gennaio al Palace Avenue. Ha segnato alcuni canestri bellissimi di una difficoltà estrema. Borsato, sto guardando il dato a rimbalzo, fischiato ancora una volta il dato, una violazione di riga a rimbalzo impressionante, 29 per la Tramec, 12 per Porto Sant'Elpidio. È un dominio assoluto, un dominio incontrastato, più che doppiato. Morici, e qua adesso si inizia anche a andare un po' per lo spettacolo. Palla alzata di Vitale per Morici che appoggia in reverse con la mano destra, 35-22 quando mancano 3-25 al termine. Adesso la Tramec scappa davvero. Borsato, tiro senza aver costruito nulla, si lotta a rimbalzo. La palla 2 che premia la Tramec, il capitano si sbuccia le ginocchia e recupera
questa palla quando mancano 3-10, 35-22 per la Trame. È il momento di andare via. Beh, lo sta già facendo, perché se guardiamo il parziale di questo quarto è 20-3, giusto? Sì, 20-3. Era 15-19, adesso siamo 35-22. Sì. La Tramex ha allacciato le scarpe in difesa e sta scappando. Viola è vitale. Leontio, l'assist di Rossi per Leontio. Una volta invertiti, di solito è Leontio che serve dei cioccolatini al capitano, adesso è stato il capitano ad assistere Ennio Leontio per il massimo vantaggio Tramec, più 15. Costa, Sbarghi per Borsato, bastone, raddoppi costanti adesso, altro tiro senza un... che trova una fortuna notevole di Borsato, tiro senza aver costruito praticamente nulla. 37-25, vitale per Rossi, vitale in angolo, può tirare da tre, non lo fa. Morici, l'errore di Morici, rimbalzo di Rossi, la palla gli è contesa. E adesso la palla ovviamente la è di per, esatto, Porto San Elpidio, perché c'era appena stata una palla contesa ed era stata assegnata alla Trame, che adesso è palla bianca. Dopo il primo parziale le cose si stanno mettendo a posto per i biancorossi, il vantaggio è di 12 punti, ma soprattutto l'intensità è ben diversa rispetto all'inizio. Morici per Leontio, facile facile, avrà recuperato al minimo 5-6 palloni in questo quarto la Tramec, tramutati subito in appoggio al tabellone, infatti si è dilatato fino al più 14 quando manca 1.40 al termine. Ancora Borsato, vuole farsi vedere Borsato, serve il pallone sotto, ancora Borsato che si butta per contendere la palla, passi. Di passi in questo caso, ha mosso anche i piedi Borsato. Sì, e da sottolineare però ancora il capitano che si butta a terra nonostante le 38 primavere per contendere un pallone a un avversario. Per la prima volta. No, appunto, è la seconda volta in pochissimi minuti. Apprezzabile davvero lo sforzo del capitano. Qui si palleggia su un piede, su una gamba, si porta fuori il pallone vitale. 3-9 Tramec, 25 Porto Sant'Elpidio. È Borsato ad effettuare la rimessa. Si fa vedere Costa, che è uno dei giocatori più interessanti della squadra marchigiana. Ancora un errore al tiro, il rimbalzo catturato da Morici, potrebbe aprire il contropiede, non lo fa. Vitale chiama lo schema, si gioca a difesa schierata. Leontio, Vitale, da dentro Vitale, fuori per Morì, per Paesano, arresto tiro da tre di Paesano, l'errore, rimbalzo di Rossi. Ennesimo del capitano che dà un extra possesso. Andiamo a contare i rimbalzi di Rossi. Ci andrà sempre attorno alla doppia cifra, poi bisognerà vedere se magari in ottica anche Chieti nel secondo tempo, stante il vantaggio, il coach lo preserverà con i minuti, però è quasi sempre una doppia doppia per il capitano. Mancano 49 secondi alla fine di questo secondo parziale. La Trame che è avanti di 14, 39-25, appena 6 punti segnati da Porto Sant'Elpidio. Di cui 3 con una tripla di tabella. Esatto. 2 su 2 di Leonzi alla lunetta. Partita virtualmente chiusa, partita ben incanalata. È tanto il divario tecnico, il divario di centimetri in campo tra le due squadre, che hanno ambizioni completamente opposte. E un'altra palla quasi rubata, piede, sì, infrazione di piede, quindi palla recuperata. Time out penso chiesto da coach Meccacci, perché mancano 34 secondi 8 decimi, quindi ci sarà presumibilmente un attacco per parte, uno per la Trame e uno per Porto San Elpidio, per chiudere il secondo parziale.
una partita che fin qui ha detto che la Tramec è una squadra che ha orgoglio, una squadra che ha personalità, ha disputato un primo quarto da dimenticare, un primo quarto con poca intensità, con poca difesa, non una grande intensità di gioco. Infatti Porto Sant'Epidio era avanti, la cosa non era molto ben spiegabile visto la differenza tecnica, di caratura, di ambizione, di centimetri, di tutto tra le due formazioni. Mecazzi si è fatto sentire evidentemente, infatti nel secondo quarto è cambiato tutto, è cambiata l'intensità difensiva, è cambiata la voglia di attaccare il ferro da parte dei biancorossi, e Jan Moreno ha tatuato questo secondo parziale con una serie, sì, di canestri bellissimi e con un break importante, e adesso la Tramec è avanti di 16. Sì, diciamo che adesso sono state messe tra le due squadre più o meno le distanze che ci sono da un punto di vista tecnico, fisico, di intensità, e quindi la Tramec può andare all'intervallo lungo con un rassicurante vantaggio. Non può essere l'ultima palla questa, perché mancano ancora 34 secondi alla fine del tempo vitale. Secondo blocco di Paesano consegnato a Leonzio, si va dalla parte opposta per Morici, chiama palla sotto, Rossi non riceve, Rossi ora fuori, ancora Morici, uno contro uno, bella assist per il capitano Rossi. Ultimo tiro secondi per Porto Sant'Elpidio. Costa il fallo, intelligentemente Morici spende un fallo, ne avrebbe anche un altro, ne ha un altro da spendere la Trami, quindi può quasi fare morire con la palla in mano i giocatori marchigiani. Vediamo quale sarà la decisione dei biancorossi, se fermare ancora il gioco oppure no. Io francamente lo fermerei, perché vediamo Vitale. Sì, rischia. Vitale ha fatto il fallo, ha fatto bene. Fallo fiscato a Rossi. Quindi rimarranno solo 2 secondi e 6 decimi per Porto Sant'Elpidio per provare ad incrementare questi soli 6 punti del secondo quarto. C'è un cambio, giustamente un'azione con 5 secondi, un conto con 2 cambia. Molto più difficile, anche perché con 2 secondi e 6 puoi fare un passaggio, un palleggio, arresto e tiro, una penetrazione, due passaggi non li puoi già fare. Infatti è stato cercato un passaggio sotto sporcato, abbastanza improponibile come passaggio, sì, anche perché c'era Ranuzzi che faceva buona guardia, infatti ha deviato la palla solo 5 decimi per l'attacco. Quasi Lusvardi va a segnare. Finisce così il primo tempo, il principale intervallo lungo, 41 Tramec, 25 Porto Sant'Elpidio, partita ben indirizzata per i biancorossi. Noi ci risentiamo tra una decina di minuti. Ciao da Simone Gagliardi e Michele Ferriero. A tra poco. Riprendiamo la linea dal Palasavena, dove la Tramec 100 è avanti 41-25 contro Porto Sant'Elpidio. Diamo lettura dei tabellini dei primi 20 minuti. Per la Tramec 100, Leonzo 10 punti, Ranuzzi 6, Morici 4, Rossi 6 e Moreno miglior realizzatore a quota 15. Per Porto Sant'Elpidio Bastone 4, Lusvarghi 4, Borsato 3, Costa 6 e Malagoli 8. Diciamo che se una squadra prima è in classifica e l'altra ultima, un motivo c'è, senza nulla togliere a Porto Sant'Elpidio, che è venuta qua a giocarsela a viso aperto, senza nulla da perdere. Infatti finché la Tramec non è entrata in campo, Porto Sant'Elpidio era avanti nel punteggio, poi qualcosa doveva cambiare. D'altronde c'è una differenza tecnica, una differenza di centimetri importante tra le due squadre. La Tramec adesso è saldamente avanti nel punteggio, 41-25. Sento di poter dire che, a meno che non succeda qualcosa di incredibile, il trend della partita sarà questo. I biancorossi, sì, che potranno anche provare schemi, soluzioni nuove, far giocare i più giovani, ma difficilmente Porto Sant'Elpidio potrà rientrare di questo passivo. Sì, penso che l'obiettivo della Tramec sia mettere ancora
qualche punto di vantaggio, puoi dare spazio anche ai più giovani, perché si ricorda che domenica ci sarà una partita di tutt'altro livello e difficoltà a Chieti. Leonzio, arresto e tiro, il pallone che entra e esce, rimbalzo di Lusvarghi, bastone Malagoli, c'è che il backdoor con Borsato che mantiene in campo la palla, catturata però da Rossi. Siamo già dalla parte opposta, Moreno non tira, assist di Moreno, bravo ad aspettare il rimorchio di Morici che è arrivato a tutta velocità e ha depositato i primi due punti di questo terzo quarto. Altra cosa molto pregevole di Moreno, bellissimo assist. Sì, ci tengo a sottolineare il secondo parziale di Moreno. È stato lui che ha dato il cambio di ritmo alla Tramec per recuperare i quattro punti di ritardo del primo quarto e poi andare fino al massimo vantaggio dell'intervallo. Ricordiamo che il parziale del secondo quarto è stato di 26-6. Altra azione un po' confusa, ma non perché Porto Sant'Elpidio non sappia giocare a pallacanestro, perché la Tramec ci sta mettendo tanta intensità anche dietro, sporca ogni pallone, ogni passaggio. Moreno, arresto tiro da 5 metri, altri due punti di Moreno. Stasera vogliono passare in decima dietro ai pick and roll, ma Moreno punisce con costanza la difesa marchigiana, 17 punti per il play italo-cubano. Non è la prima partita di rilievo di Moreno, mi sento di poter dire che da almeno un mesetto il rendimento di Moreno è cambiato abbastanza. Borsato, addirittura 24 secondi non si sono avveduti dello scadere dei 24, erano ancora 10 metri dal canestro. Time out, ovviamente ha staccato la spina a Porto Sant'Elpidio. So che è presto, però è presto, però la Tramec quando gioca così te la fa un po' staccare lei, nel senso che abbiamo visto anche contro Faenza domenica, Faenza una squadra decisamente meglio di Porto Sant'Elpidio, però quando la Tramec ha prodotto il suo massimo sforzo già nel primo quarto c'erano 20 punti di differenza, quelli che poi ci sono stati anche al quarantesimo. La Tramec può giocare ad un'intensità per questa categoria che non è per tante squadre, non a caso è prima da sola in classifica con sole 3 sconfitte. Quei 20 punti che ci sono anche adesso tra le due squadre, e forse alla fine saranno 30, forse non diventeranno più di 30, perché comunque ci sarà spazio per tutti ed è giusto anche non infierire sull'avversario, perché insomma non è il caso di giocare con la bava alla bocca fino alla fine per farsi vedere. No, l'importante comunque è continuare a giocare, a fare le cose, perché ti servono anche per il proseguo del campionato. Magari tra 10 minuti pensare anche di staccare un attimo il piede dall'acceleratore o perlomeno allargare le rotazioni ai giovanissimi per far riposare i titolari in ottica Chieti. Ranuzzi gioca a due bellissimo con Leonzio, molto bello, molto bello. 47-25 più 22. Costa, Borsato, fallo di Rossi, fallo su Lusvarghi di Rossi, due tiri liberi per l'ala marchigiana. Tornando a quello che stavi dicendo poc'anzi su Ian Moreno è sempre stato costante dal punto di vista degli assist e della pressione difensiva. Quello che è cambiato nelle ultime partite è la sua produzione proprio in termini di punti, sta dando un grande contributo anche sul tabellino dei punti il play italo-cubano. Io l'ho intervistato la settimana scorsa per il giornale per il quale collaboro e lui mi ha dichiarato: tranquilli, il mio meglio deve ancora arrivare. Questa è una dichiarazione di Ian Moreno, per cui aspettiamoci. Ricordiamo che comunque lui ha giocato gli ultimi, penso, 6 campionati in A2. Si deve calare anche lui in una realtà diversa e per lui anche poco conosciuta, perché a parte l'inizio di carriera Moreno ha giocato solo in Serie A, a Roseto, a Ferrara, l'anno scorso a Cento in A2, quindi
anche lui deve prendere un po' il metro alla categoria. Gian Moreno, rispetto a quello che ha sempre fatto in Serie A2, deve essere più produttivo in attacco, deve puntare il ferro, deve tirare, tutte cose che in Serie A faceva ma in maniera molto molto limitata, anche perché spesso non era il leader indiscusso della squadra per la quale giocava. Qua invece sì, diciamo che qua gli si chiede un contributo offensivo anche proprio in termini di punti, non solo di assistenze. Rimasto in attacco di Rossi, altri due punti per lui. 52-29. Non c'è grossa intensità. Secondo me Malagori ha fatto fallo in attacco, però fallo su Rossi forse. Ho visto che ha sbracciato energicamente per liberarsi. Comunque canestro realizzato e doppia cifra anche per Riccardo Malagori. Leonzio porta il blocco a Ranuzzi. Moreno, ancora Leonzio, altra tripla, errore di Leonzio, lotta a rimbalzo, Moreno, bravo Morici. E Moreno lo premia perché Morici ha tenuto vivo un pallone, Moreno poi l'è andato a recuperare, l'ha servito l'assist al giocatore in maglia numero 13 che ha subito fallo e andrà in lunetta sul risultato di 52-31 per i biancorossi centesi. Adesso sta tanto da amichevole in cui provare tante cose, la Trump che sta giocando un po' al gatto col topo con la formazione marchigiana. Siamo nel terzo quarto, giocati poco meno di 4 minuti. Il vantaggio di Vicento aumenta, 54-31. Costa, bastone, borsato, e continua a difendere forte la Tramec. Costa, qua c'è un cambio difensivo, può tirare da tre punti Malagodi, sbaglia, lotta a rimbalzo, premiato Lusvarghi che ribalta fuori, c'è un tiro da casa sua da parte di Borsato. Più che altro mancavano 8 secondi sul cronometro, rimessa in gioco per, non ho capito il motivo Fabiano, di tirare da 9 metri con 8 secondi sul cronometro, però va bene. Più 23 per la Trame, 54-31. Giocatore con tanti anni di Serie A alle spalle, Borsato. Costa, va a sbagliare Costa, secondo ribalzo consecutivo per la formazione marchigiana. Nuovo attacco portato da Costa, fallo di Ranuzzi, sì. Secondo fallo di squadra per la Tramec quando mancano 5:28 al termine del terzo quarto, sempre 54-31 per i biancorossi. Lusvarghi, Malagodi sbaglia il tiro, rimbalzo dei biancorossi con Moreno che apre per Ranuzzi, assist al bacio per Alex Ranuzzi che non può far altro che insegnare. Eccoli i giovani che stanno entrando, 56-31 è il massimo vantaggio. E adesso allarga le rotazioni anche Niccolò Venturoli e poi dopo magari negli ultimi minuti ci saranno spazi anche per Idrissu e Manzi. Segna Lusvarghi. Moreno, passa a metà campo Moreno, va tutto da solo, ecco, Moreno, quando Moreno fa così, va bene, ha sbagliato il tiro, però si vede che ha una marcia in più, bello, bello l'assist di Morici che sfrutta anche il fatto che Malagodi fosse inciampato e caduto a bordo campo, però abbiamo visto ancora un'accelerazione di Ian Moreno che quando mette le quattro ruote motrici è difficilmente marcabile a sti livelli. No, in Serie B io non credo che ci sia un playmaker in grado di marcare Moreno. Costa sbaglia, altro rimbalzo di Moreno, contropiede ancora, palla per Ranuzzi sotto, altri due punti. E adesso proprio quasi doppiata, Porto San Elpidio 60-33, time out per la panchina marchigiana, mancano 4:13 al termine del terzo quarto, Tramec in assoluto controllo.
Diamo un'occhiata anche ai risultati degli altri campi, perché ovviamente giocano anche tutte le altre squadre. A sorpresa a Piacenza, Montegranaro è avanti di 9 punti nel terzo quarto, Faenza è sopra di 4 contro Chieti, Rimini quasi all'intervallo sul più 12 contro Cesena nel big match di questa giornata infrasettimanale, Fabriano in controllo 48-32 contro Teramo. Ancona sta stravincendo il derby a Civitanova per 44-25, mentre c'è equilibrio ad Ozzano qua a pochissimi chilometri dal Palasavena, con Ozzano 27 e Iesi 30. Quasi doppiata Porto Sant'Elpidio 60-33. Entrato Venturoli, Malagoli sotto per Usgarvi, che pone a canestro, due punti per il secondo lungo marchigiano, che ha disputato una buona partita. Ricci per Ranuzzi, c'è il fallo subito da Borsato. Moreno effettua la rimessa, si fa vedere, riceve Morici. Ranuzzi, finta il tiro, va dentro Ranuzzi, scarica sotto per Morici. Si trovano alla meraviglia i giocatori biancorossi. Sì, bell'assist di Alex Ranuzzi, che ha tirato il raddoppio, la difesa su di sé, poi ha scaricato per Nicolas Morici, che ha segnato altri due punti per la Tramec. Bastoni. Va dentro Bastoni, ma tiene molto bene Morici, Borsato da tre. Solo rete per Borsato. 62 chi attacca, 38 chi difende. Paesano. Morici. Ancora Moreno. Ranuzzi sotto per Paesano, fallo su Paesano. Sì, ricezione profondissima, aveva i piedi dentro lo smile, Malagodi era rimasto dietro e ha spinto il giocatore in maglia numero 18, va in panchina giustamente, applaudito come nel secondo quarto, play italo-cubano, va in panchina sul 62-38 per la Trame. Grande serata per Moreno, eh? Sì, positivissimo. Venturoli, Vitale, arresto il tiro da tre, tre punti anche per Vitale, ancora 27 di vantaggio per 100. Borsato, Bastone, palla recuperata da Ranuzzi ed è subito contropiede, sta a vedere Vitale. No look di Ranuzzi, che guarda a sinistra Alessandro Paesano, poi serve Donato Vitale che appoggia 67-38. Bastoni da tre, sbaglia Bastoni, altro rimbalzo di Ranuzzi. Vitale per Morici, va a schiacciare Morici. E adesso c'è spazio anche per lo spettacolo qua al Palasavena, schiacciato sulla linea di fondo reverse per Nicolas Morici, più 31, e vediamo sul cubo dei cambi Karim Idrissu. Il massimo vantaggio della Tramec, 31 punti. Rimessa in gioco per Sant'Elpidio. Vediamo, uscirà Alex Ranuzzi, positivissimo anche stasera, non tanto dal punto di vista realizzativo, ma con le solite cose, rimbalzi, difesa, assist. Va meritatamente in panchina il giocatore in maglia numero 11 e fa il suo ingresso Karim Idrissu. Ranuzzi c'è sempre, qualcosa di positivo lo fa durante la partita, se non segna ha sicuramente difeso tanto e speso energia in difesa e comunque preso rimbalzi, davvero un guerriero Alex Ranuzzi. Malagoli da tre, sbaglia il tiro. Il rimbalzo conteso però alla fine è di Sant'Elpidio. 5 secondi per tirare, arse il tiro di Costa, aiutato dal ferro, il pallone entra. Morici,
Venturoli, Vitale. Rimessa in gioco per Sant'Elpidio. Sì, non si sono intesi, Vitale Paesano ha cercato un passaggio un po' difficile e palla persa per la Trame. Mancano un minuto e tre secondi alla fine del terzo quarto, partita già chiusa. Segna intanto Costa. Vitale. Vitale a Morici. Venturoli. Si butta dentro Venturoli. Non riesce però a tirare Venturoli. Non ha puntato a sufficienza il canestro. Ha avuto paura nel momento di salire col pallone. E dalla parte opposta c'è un tiro da tre punti sbagliato di Luzbacco. Ultimo attacco per la Trame, perché mancano giusto 23 secondi e 7 decimi, quindi ultimo possesso offensivo per questo terzo quarto per i ragazzi di coach Meccacci. Porta palla Morici, che il playmaker l'ha già fatto in precedenti avventure. Vitale sfrutta il blocco di Morici, pallone sotto. E Idrissu sbaglia. Peccato, stavo già esultando per i primi due punti in campionato di Idrissu, invece ha sbagliato l'appoggio. Questo tiro, anche se andasse a segno, non sarebbe buono. Quindi il terzo quarto, 6-9 Tramec, 4-2 Porto Sant'Elpidio, partita virtualmente chiusa. A tra poco per l'ultimo tempo. Riprendiamo la linea dal Palasavena, dove la Trame, che è in assoluto e totale controllo di questa partita contro Porto Sant'Elpidio, 69-42 il punteggio per la Trame, già 4 giocatori in doppia cifra, Morici a quota 12, Leonzo 13, Moreno 17 e Rossi a quota 10, già doppia doppia per il capitano che ha 10 punti, abbina anche 11 rimbalzi. Per Porto Sant'Elpidio in doppia cifra abbiamo Malagodi, solo Malagodi con 13, poi abbiamo anche Costa con 10 e Lusvarghi a quota 9. Le squadre stanno rientrando il campo, la rimessa verrà effettuata da Porto Sant'Elpidio con Costa. È l'ultimo tempo, giusto per fissare il punteggio di una partita che non ha praticamente avuto storia, anche se non dobbiamo dimenticare i primi 10 minuti in cui la Tramec non ha espresso il massimo di sé. Poca attenzione, giusto il tempo comunque per carburare, per capire che contro tutti bisogna sudarsela. E poi dal secondo parziale non c'è più stata storia, i biancorossi hanno iniziato a premere sul gas, a produrre una grande difesa recuperando palloni e macinando gioco. Di lì il vuoto tra le due squadre. Ora il punteggio è di 69-44. C'è un'infrazione da parte di Vitale. Giocati 30 secondi in questo ultimo tempo. Costa. Fallo di Venturoli. Va bene, questo fallo è un fallo di aggressività, di intensità, infatti è stato applaudito anche dai senatori in panchina il giovane
giocatore della Trame. La Trame che avrà bisogno di tutti, una squadra che vuole arrivare fino in fondo deve avere minuti da parte di 8-9 giocatori, quindi anche Venturoli. Adesso se ne aggiungerà un altro alla rosa di coach Meccacci. Sì, la Trame che ricordiamo che domani inserirà il lungo Bedin, lungo Under, che andrà ad allargare le rotazioni per la Trame. Adesso tiro di Costa da tre punti, il pallone sfiora il ferro e casca nelle mani di Leonzio. Da questi è vitale, questi sono palloni che non si devono perdere, è giusto e va bene perderli in partite contro Porto Sant'Elpidio, partite scontate, ma sono cose nelle quali occorre migliorare assolutamente. Sì, ma è anche un po' fisiologico che inconsciamente si stacchi un po' la spina, come ha fatto fatica ad attaccarla nei primi 10 minuti, adesso sul più 27, anche se sappiamo tutti che non va bene perché bisogna giocare fino al 40esimo, però anche in maniera inconscia i giocatori un po' stanno già pensando alla partita di domenica. Ribalto di Idrissu, l'apertura per Venturoli, da questi a Leonzio. La partita di domenica, Leonzio dall'angolo a tre punti da solo, sbaglia, ribalto di Idrissu che non riesce a segnare. La partita di domenica è di una difficoltà ben diversa rispetto a questa, contro la delusione del campionato Chieti, squadra che però alla fine sarà una mina vagante per tutti. Sì, stavo guardando intanto i risultati all'intervallo, è in netto vantaggio di 12 punti Rimini su Cesena. Anche Rimini, bella mina vagante. Vitale, va rientro Vitale, palla fuori per Paesano, è il suo tiro, non sbaglia praticamente mai Paesano quando è servito in lunetta. Più 25 per la Trame. Costa, bel giocatore Costa. Sì, ha segnato un bel canestro sulla buona e competente difesa di Agno Leonzi. Vitale, del fallo commesso su Paesano da parte di Malagoli. Gli Old Lions intanto intonano il coro che tanto li ha accompagnati due stagioni fa, con la variante non andiamo in Serie A ma torniamo in Serie A. Io prima vorrei tornare nel nostro palazzetto, possibilmente quest'anno. Pallone sotto E finalmente si scrive a referto con una grande schiacciata anche Karim Idrissu. 73-48 per la Trame. Bastoni, Costa, Malagoli. Il tiro da tre punti, l'errore al rimbalzo di Costa, un rimbalzo lungo. Cambio difensivo, Costa sbaglia, ancora un rimbalzo di Cappella, ancora Costa, c'è il mismatch, la palla sotto, Paesano sporca il passaggio, rimessa in gioco per Sant'Elpidio. Anche Porto Sant'Elpidio dà spazio un po' a tutti. Ora rientra Borsato. Canestro di Bastone con la mano sinistra. 23 punti di vantaggio per la Tramec, che attacca con Vitale. Paesano in angolo per Vitale, si gira da tre punti, libero, e tre punti segnati. Bravo Leonzio, perché ha visto il giovane compagno Venturoli ancora più libero di lui, gli ha servito il pallone, tripla che può dare fiducia al giovane under della Trame. Borsato, tiro da tre punti in avvitamento per Borsato.
Vitale, 5 minuti e 25 alla fine. Paesano riceve sotto, si gira Paesano, non tocca neppure il ferro Paesano, rimbalzo di bastone, siamo già dalla parte opposta, il tiro dall'angolo dei 6 metri, l'errore di rimbalzo di Karim Idrissou, l'apertura per Vitale. Paesano, arresto di tiro, sbaglia Paesano, non c'era nessuna rimbalzo, adesso qui sono saltati completamente gli schemi, sono gli ultimi 4 minuti e 50 secondi. Borsato gioca per il suo tabellino, assolutamente sì, per l'ingaggio del prossimo anno, non ho sotto i dati statistici, ma sarà già sparato un numero industriale di triple, non tutte a segno. Vitale, Venturoli, Paesano, ancora Vitale, perde palla Vitale, no, riesce a servire Leonzio, 4 secondi per tirare, Leonzio deve tirare, non se ne avvede, entra, sbatte contro il muro avversario, perde palla, è rimasto contuso nello scontro con Leonzio e bastone, nulla di grave. Ecco, l'unica cosa da fare è da stare attenti questi ultimi 4 minuti 23, che nessuno si faccia male. Sì, perché quando cala l'intensità sai già che la partita è acquisita, che domenica ti aspetta una partita molto più complicata, eccetera eccetera, eccetera. C'è caso che si stacchi un po' l'intensità e si possa incorrere in qualche spiacevole infortunio. Adesso rientra Ian Moreno, va a sedersi in panchina Ennio Leonzi, anche lui è autore di una buonissima partita. Porto Sant'Elpidio in attacco per limare questo gap tra le due squadre abbastanza evidente. Venturoli ruba molto bene il pallone in difesa e va a segnare in contropiede. Bravo a recuperare palla e andare a segnare, massimo vantaggio, no, non è il massimo vantaggio perché siamo stati anche sul più 30, però 78-53. Minuti importanti per Venturoli, che deve prendere fiducia, perché la Trame che ha bisogno anche dei suoi minuti, non tanto dei suoi punti quanto dei suoi minuti in campo. Rientra Capitan Rossi intanto al posto di Paesano, liberi per bastone. Segna bastone il primo. Ancora segno bastone. Ultimi 3 minuti e 45 secondi. Moreno per Vitale, libero da 3 punti, non può esimersi dal prendere il tiro, sbaglia, rimbalzo di Idrissou che sbaglia da un metro. Buon senso di posizione da parte di Idrissou, che ha catturato il rimbalzo in attacco, poi però ha commesso l'errore più banale. Bastone, Borsato, a bastone, Borsato qui tira, segna un'altra tripla, 78-58. Moreno, il passaggio verso Moreno, ha sbattuto su un piede di un avversario, rimessa in gioco per la Tramec. A vedere Vitale, Rossi, Venturoli potrebbe tirare, lo fa, altri 2 punti di Venturoli, molto bene, mi sa già 4-7 Nicolò Venturoli. Borsato, finta il tiro, non tira, palla sotto. E altra palla recuperata, c'è Idrissou pronto per la schiacciata. Eccolo qua. E va solo a appoggiare, però altra palla recuperata ed assist di Venturoli, molto positivo il suo ingresso in campo. Time out. Sull'82-58 andiamo a vedere i risultati degli altri campi, perché qua a Palasavena non c'è più niente da dire se non aggiornare il parziale.
A Piacenza, Montegranaro avanti di 1 quando mancano 7 minuti, Chieti è avanti di 3 quando ne mancano solamente 3 a Faenza. Cesena e Rimini sono ancora all'intervallo con Rimini sul più 12, 49-37, Ristopro Fabriano in controllo contro Teramo 54-40, Ancona più 17, 27-44 nel derby con Civitanova e grande equilibrio all'intervallo anche tra Ozzano e Iesi 36-35. La Trameca ha svolto bene il suo compito dopo un primo parziale così così che ha dato la scossa però ai biancorossi per reagire, per rialzarsi. La Trameca ha dominato la partita, partita già chiusa, secondo me già nel secondo parziale. Sì, all'intervallo era già virtualmente chiusa, adesso è entrata anche Jack Manzi e Borsato tira da tre. Il balzo di Capitan Rossi, palla per Moreno, ultimi attacchi, manca due minuti alla fine. Idrissu chiama palla a Rossi sul quale c'è il fallo, non ci sono i tiri liberi perché non c'è ancora il bonus tra le due squadre. Moreno, Venturoli, altro tiro, l'errore, rimbalzo in attacco, ancora Moreno, va dentro Moreno, tiro da tre punti, l'errore, è uscito il canestro. L'area di Pasto mi sa, sì. In allenamento domani, tripla dall'angolo di Jack Manzi. 85-58 per la Trame, c'è gloria per tutti stasera. Adesso sì, Moreno qui va a rubare palla, si invola in contropiede, non si deve far male nessuno. Moreno va a deporre a canestro, più 29, 87-58, 1 minuto e 30 alla fine. Bastone per Borsato, ancora un tiro da 8 metri di Borsato, un altro errore, rimbalzo di Venturoli, Moreno che riapre ancora per Manzi, va dentro Manzi, va a segnare, altri due punti, senza paura, bravo Manzi, più 28. Bravo Manzi perché ha guardato il suo avversario, l'ha quasi sfidato con gli occhi, poi è andato a depositare il quarto e quinto punto di questa sua partita. 89-58 quando manca 1 minuto e 10 per la Trame. Ancora il massimo vantaggio dei biancorossi, 31 punti. Ultimissime azioni di questa partita. Michele, possiamo già fare un commento, direi, su questa sfida che la Trame ha vinto. Non c'è stata mai storia se non nel primo parziale, ma per l'atteggiamento non così intenso dei biancorossi, poi però quando la squadra di Meccaccia ha iniziato a difendere, ha iniziato a giocare come sa. Stavo guardando anche il punteggio, in fase di pronostico avevi detto più 30 più o meno e ci hai preso perché 89-58. Beh, non era così difficile come pronostico. Però lo devi sempre fare comunque. Un pochino ne capiamo, dai, diciamo così. No, però cioè, poteva vincere anche di 20, voglio dire. Deve ancora finire comunque. Vittoria netta, non c'è mai stata partita netta, nettissima, dopo come minuti. Doveva essere, come è stata. È stata anche possibilità di far mettere minuti ai giovani Idrissu, Venturoli e alla fine anche Manzi che ha già segnato 5 punti. La Tramec non andrà forse si andrà a tirare perché manca qualche secondo ancora, non c'è pratica, c'è discrepanza, sì, esatto, voleva far tirare Manzi, alla fine tocca tirare a Moreno e segna altri due punti, esatto, gli tocca mettere altri due punti a referto perché sennò scadevano i 24. Punteggio finale che forse può essere aggiornato con questo tiro, no, rimane 91 per la Tramec e 58 per Porto San Elpidio. La Tramec si conferma capolista solitaria di questo girone C di Serie B. Domenica partita a Chieti che sarà tutta un'altra partita rispetto a questa,
Noi ti risentiamo con i prossimi commenti qui dal Palasavena. Ricordiamo che per un paio di partite si giocherà di sabato e non di domenica, perché c'è il Carnevale a Cento, anche se non gioca a Cento la Tramec, però anticiperà il sabato sera le prossime due partite interne. Noi vi ringraziamo per l'ascolto. Dal Palasavena vi hanno parlato Simone Gagliardi, Michele Ferioli, e anche un ringraziamento e un saluto da parte di Francesco Bagnani alla regia e alle riprese. Buona serata a tutti. Buonasera, arrivederci, alla prossima.